Ma vedi che io sto passando un'erenda, anche un'erenda degli arredare del dischetto, quindi l'erenda è proprio, Ma allo non è che lo Stato compriamo, siamo ignoranti. la sintesi è che i cosiddetti COB, cioè questi inquinanti volatili, non si trasferiscono alla parte di Allo Stato non si c'è trasferiscono. Ovviamente l'attività, così come abbiamo certificato ieri con l'Istituto Superiore di Servizi Sanitari, va continuata perché il monitoraggio dei polsi va fatto permanentemente. Noi oggi abbiamo dei risultati di 90 polsi, diciamo, neuromaialati, sono questi segnali sulla cartina, sulle cose. L'attività per essere fatta bene e per garantire e certificare la salute ai cittadini e ai consumatori. È un'attività che va continuata, che lo stesso corso va analizzando dopo un anno, 6 mesi, vedere un'eventuale evoluzione, così come va estesa anche ad altri corsi di vicinanze, che va continuata l'attività anche degli istituti di università, che ne abbiamo fatto dopo, abbiamo fatto la punta, la lettura. Adesso siamo al punto, siamo nel pieno della produzione di titola nel mese di oggi, sarà il momento di andare a trovare le percorte, le pesce, le Quindi quest'anno non esiste non fare è voluta la cosa. Così come va continuata l'attività per vedere nei che abbiamo fatto una serie di elementi, ma per esempio gli esami d'esame non siamo ancora riusciti a vedere tutti i risultati degli esami d'esame. Va fatta l'attività dell'aria sottoserra, perché questi COB, se è vero, cioè, sono volatili e quindi non vengono trasmessi dall'acqua di irrigazione, non vengono assimilati per le radici, ma lo sappiamo se vengono assimilati in un microambiente protetto. Mi serve per esempio domani, ma non c'è questa risposta, non ce l'ho. Quindi va fatto il monitoraggio delle aree sottoserra. Ha fatto l'analisi del suono, abbiamo fatto solo 4, ma abbiamo fatto l'analisi del suono, dove abbiamo riscontrato i pozzi impianti, perché neanche il suono che è stato usato. Una serie di attività, innumerevoli. L'attività che andrebbe continuata con tutte le mani, anche quella che abbiamo fatto. Sulle discariche in sé, noi abbiamo fatto allora la resit, che era ritenuto di partire dalla resit perché prima di tutto l'ha descritta in modo particolare da Palestri, perché dopo qualche giorno di vista. E quindi sulla resit abbiamo fatto la caratterizzazione, siamo riusciti a vedere il risultato della caratterizzazione, con quei dati si sta affrontando il progetto esecutivo per la messa in sicurezza, perché il preliminare qua ce l'abbiamo già, quindi. E pensavo che entro oggi riuscivo a farlo pubblicare, non ci sono riuscito. Perché sapete che la mia attività si svolge con il soggetto soggetto modalità romana ministeriale, in quei tempi un po' particolari, che si pensa che da loro si possono fare queste cose, invece bisogna stare sul posto, sul campo, per riuscire a seguire. E l'estrazione di percolato immediato. La vicenda di estrazione del percolato, per esempio, è una fissa mia, perché ci ho messo un anno e mezzo. Ma ieri, l'altro ieri, siamo riusciti finalmente a far partire la materia di estrazione di percolato dalla resina. Abbiamo preso prima 1.000 litri, ma di percolato dalla resina. Quanti ce ne sono? Non lo so, non si sa. Ovviamente l'asfalto è per 2.300 tonnellate. Quindi tempi stimati, tempi previsti per questo primo. 2.300 tonnellate, aspetta qua. Però io sono venuto a raccontare punto per punto, capito? Allora, se questo è interessante, allora, ad oggi, non lo sappiamo quando c'è, lì non c'è tempo sotto. La qualità dei rifiuti è quella descritta da Balestra e dalla Salvi, quindi non so, c'è poco forse di rifiuto qua, c'è anche forse che è quello che produce maggiore percolato. L'unico modo di c'era stato. Ovviamente sia sulla X che sulla Z noi pensavamo di utilizzare i pozzi presenti. No, quindi abbiamo fatto il rilievo, l'altro ieri è andata bene, perché siamo riusciti a prelevare una sola volta nella 1.000 litri. Stamattina si è provato con la